Appunto, con il nostro leopardo delle nevi, che è appunto l'argomento di oggi. Va bene. Mettiamo con la testa il nostro leopardo. Po' a dire qualcosa su questo felino, appunto, che è Leopardo delle Nevi, che um, è un felino che ha molti nomi, in realtà. <ride> da alcuni è chiamato Leopardo delle Nevi, da altri Pantera delle Nevi, da altri ancora Irbis, che è appunto un nome che um, ha diciamo una, una matrice più, più simile a quella del, um, delle lingue in cui. Nei luoghi in cui vive, infatti, Irbis, um, se non sbaglio, viene dal Pashto, che è una lingua che si parla uh, in Pakistan e in Afghanistan, quindi proprio nel cuore del territorio del leopardo delle nevi. Um, leopardo delle nevi, che um, in italiano è chiamato così, però in maniera impropria, visto che non è un leopardo. Um, solitamente in italiano viene chiamato leopardo o comunque pardo. Um, Ogni felino che, è, che presenta delle, delle maculature insomma, sul suo mantello, um, mi fa già una domanda: perché la coda così lunga? Allora, la coda così lunga è un adattamento um, corporeo del leopardo delle nevi uh, che gli permette di ovviare ad alcuni problemi. Il primo, sicuramente, l'equilibrio: il leopardo delle nevi vive um, su terreni scoscesi tendenzialmente, vive sulle montagne come. La maggior parte di voi probabilmente sa e quando devi muoverti spostarti rincorrere delle prede in dei terreni così eh, mantenere l'equilibrio è molto importante è per questo che ti serve una coda molto lunga perché quando corri quando um, dei filini quando i filini corrono tendenzialmente eh, la coda serve sia a mantenere l'equilibrio durante la corsa sia a um, permettere dei cambi di direzione veloci, insomma. Il leopardo delle nevi insegue prede molto veloci su terreni scoscesi e per questo che gli serve una stabilità uh, molto molto ampia, già molto, molto grossa. E, um... Ed è per questo della, della sua coda così lunga. Caratteristica che ha in comune, tra l'altro, con il ghepardo, che anche il ghepardo ha una coda molto lunga, anche se in realtà i due poi non, non, sono, non sono imparentati più di tanto: perché il leopardo delle nevi è un, un panterino, quindi un grande felino. Il ghepardo, invece, no, è un piccolo felino, è molto più imparentato con le linci o con, con il puma, in realtà. E con i nostri gatti domestici piuttosto che con il leopardo delle nevi no ho sbagliato la facciamo un po più in qui la coda lunga tra l'altro gli serve anche come um, prezioso strumento termico infatti il leopardo delle nevi grazie alla sua lunga coda Um, di solito, uh, quando dorme, se la avvolge attorno al corpo in modo tale da, non, uh, da evitare dis la dispersione del calore. Nella coda tra l'altro, sono presenti anche delle importanti riserve di grasso, che il leopardo delle nevi può usufruire nei periodi in cui le prede non sono particolarmente abbondanti. Sono per niente soddisfatto. Credo che rifarò da capo. Come dicevo il leopardo delle nevi non è un leopardo, bensì è molto più imparentato, eh, benché sia un panterino, quindi un grande felino, come il leopardo in effetti, però è molto più imparentato con la tigre che non con il leopardo vero e proprio insomma. Come dicevo prima noi in italiano consideriamo leopardo eh, qualsiasi grande felino che abbia delle macchie, come per esempio beh, il leopardo normale, il leopardo nebuloso e il leopardo delle nevi in realtà il leopardo delle nevi um, è molto più imparentato con la tigre diciamo che costituisce una, una sister taxon della tigre che sarebbe una, come si dice, un ramo un filogenetico fratello del, di coloro della tigre insomma e um, ed è imparentato più con la tigre appunto che con il leopardo vero e proprio. Alcuni di voi nelle domande che ho fatto che ho, di cui ho messo il box su, su Instagram, mi hanno chiesto uh, come mai come com è arrivato a, a, a vivere nelle, nelle zone in cui vive che sono piuttosto impervie appunto che sono le montagne dell'Asia centrale. Bene, il leopardo delle nevi in realtà non è che ci è arrivato. Um, era già lì da un certo punto di vista perché il, um, il luogo di origine del genere pantera è, è proprio l'Asia centrale. E il, um, il panterino più antico che è mai stato trovato, il famoso Pantera Blite, um, viveva appunto nell'altopiano tibetano. Il Pantera Blite era un panterino che, come stile di vita, assomigliava molto al all'odierno leopardo delle nevi anche come dimensioni. Uh, era molto simile e viveva negli stessi, negli stessi luoghi. appunto nell'altopiano tibetano quindi se possiamo, se possiamo dire in realtà il l'eopardo delle nevi c'era eh, c'era già nei luoghi in cui vive oggi diciamo che ha mantenuto è restato in un habitat che è quello più simile al luogo in cui si sono poi sviluppati i feidi del genere pantera ehm, che appunto gli altopiani le montagne dell'asia centrale insomma Ok. Quali animali preda? Mi fanno una domanda. Um, vabbè, fondamentalmente il leopardo delle nevi preda animali ovviamente um, tipici delle catene montuose dell'Asia centrale. In particolare è specializzato nella caccia dei mammiferi. Di montagna che sono principalmente ungulati, anche se non disdegna, in realtà, poi, nella sua dieta, anche roditori come marmotte che sono presenti nel suo, nel suo areale e non, non disegna anche ungulati di, di bassa quota come per esempio possono essere i cervi o i cinghiali anche perché c'è da dire che il leopardo nelle nevi durante l'anno uh, benché trascorra la maggior parte del tempo ad altitudini che um, arrivano fino a circa 6.000 metri in realtà non sta tutto l'anno ad altitudini così, così elevate insomma durante l'estate si sposta più in basso e um, si sposta ad altitudini che vanno tra i circa 3.000 metri, che per l'altopiano tibetano o comunque per l'Himalaya, i luoghi in cui vive lui, uh, sono altitudini che, che corrispondono fondamentalmente alla foresta, cioè a 3.000 metri sull'Himalaya um, c'è ancora la, la foresta, insomma, quindi principalmente si nutre di ungulati, tra cui stambecchi, camosci. Um, argali che sono delle specie di mufloni, sono chiamate anche pecore di Marco Polo e sono degli, degli ovidi, quindi fanno parte della famiglia delle, delle, delle pecore insomma, sono gli argali questi, e, quindi ungulati d'alta quota principalmente, e poi appunto anche marmotte. Uno dei problemi del leopardo delle nevi appunto è la sua dieta, perché appunto predando queste, questi animali che sono Uh, principalmente ungulati, uh, molte volte viene in conflitto con quelli che sono uh, gli allevatori delle zone in cui lui vive, uh, visto che molto spesso, um, appunto per la frammentazione dell'habitat, succede che il leopardo delle nevi, o meglio, le prede del leopardo delle nevi vengano a perdere il proprio territorio a causa dell'agricoltura e più che altro dell'allevamento. Delle zone delle, delle montagne dell'altopiano tibetano dell'Asia centrale. Il leopardo delle nevi vi, si, vi, si vede così privato delle sue prede. Essendo privato delle sue prede, diciamo che si trova poi a, a predare gli animali domestici, scatenando così l'ira. Degli, degli allevatori locali che appunto lo vedono come una minaccia per le proprie greggi. Insomma. Okay, una delle caratteristiche più importanti a tenere da conto quando si disegna un leopardo delle nevi è che ha una, grosso, intanto una, scatola, una scatola cranica piuttosto piccolina um, e compatta, insomma, queste sono una delle sue caratteristiche principali. Uh, e poi ha un'enorme apertura nasale, questa apertura nasale è un'altra un delle caratteristiche che ha in comune col leopardo. Um, entrambi hanno un'enorme un apertura nasale, però la utilizzano per due scopi diversi: mentre al leopardo al ghepardo l'apertura nasale di grosse dimensioni molto ampia di grosse dimensioni gli serve principalmente per far entrare molta aria durante i suoi sprint di corsa. Al Leopardo delle Nevi, questa apertura nasale di grosse dimensioni gli serve per avere una, una camera in cui far riscaldare l'aria. Um, dato che comunque si trova a vivere in delle, in delle zone in cui la temperatura um, va molto spesso sotto lo zero um, deve diciamo far riscaldare l'aria prima di metterla nel naso che altrimenti diciamo che rischierebbe di ghiacciarsi i polmoni una caratteristica che in realtà ehm, ha in comune anche con altri animali che vivono in zone dove fa particolarmente freddo e uno di questi animali è il caribù la renna anche, anche la renna ha una, una grande capacità Nasale, insomma, la sua apertura nasale è molto, molto grossa, molto ampia. E questo appunto è dovuto al fatto che deve anche riscaldare l'aria prima di metterla nella... nei polmoni, no? in modo tale da non subire dei danni a causa del freddo intenso dei luoghi in cui vive. Mamma mia. Sto orecchio proprio non, ha, non ne vuole sapere di venire. Finiamo in un secondo momento. È una tua impressione perché il leopardo delle nevi ha un cranio abbastanza allungato. Ha un cranio abbastanza strano il leopardo delle nevi. E ha un'espressione un piuttosto, piuttosto particolare, con degli zigomi molto prominenti. E una, un cranio abbastanza allungato un chad. Mm, sarà colpa del pelo che gli fa la testa più tondeggiante. Uh, boh, sì. In realtà anche avendo il, pe il pelo del leopardo delle nevi sulla, sulla testa non è, non è tanto, non è particolarmente folto, quindi in realtà è abbastanza aderente per quelli che sono i muscoli. Uh, Chad, ragazzi, non so cosa vuol dire. Io ho 30 anni e ormai non, non sono più in... Uh... Cioè, o meglio, credo di sapere cosa voglia dire, ma non, non so se, se è giusto. Ormai ho 30 anni e non sto più nel linguaggio dei, dei giovani che hanno meno di 20 anni. Non so se hai detto che l'eopardo dei nevi ha dei cuscetti sulle zampe per evitare danni alle zampe. Beh, i cuscetti e le zampe ce li hanno tutti quanti i mammiferi... Um, i carnivori beh anche noi abbiamo dei cuscinetti sulle zampe in realtà che sono poi i nostri palmi uh, quindi anche i primati hanno dei delle cuscinetti sulle zampe um, il leopardo delle nevi quindi non, non esclude da, da questo quindi anche lui ha dei cuscinetti sulle zampe que la cosa interessante è che il leopardo delle nevi oltre ad avere dei cuscinetti sulle zampe ha del pelo tra i cuscinetti delle zampe quindi ha del pelo che gli che, um... Del pelo che gli permette di isolarsi termicamente, anche sulle zampe che gli permette di non scivolare sul ghiaccio quando cammina su terreni ghiacciati, insomma. Beh, sì, è molto, è molto grosso il leopardo, più che altro mh, il leopardo ai nevi non è particolarmente grosso come com com felino. Um, benché sia un classificato come grande felino non è particolarmente grosso, diciamo che arriva a pesare... Um, Arrivo a pesare circa 60 kg se non sbaglio. Sì, più o meno. Insomma, i maschi arrivano a pesare, che sono più grossi, arrivano a pesare 60 kg più o meno. Le femmine ne, ne peseranno 30 più o meno. 30 kg. Però la maggior parte della, del volume del leopardo delle nevi eh, va via in pelo, è un animale molto, molto peloso. E di benché sia più piccolo ovviamente di un leopardo comune insomma, eh, sembra quasi grande uguale perché appunto ha questo, ha questo pelo molto, molto spesso ecco. Per capire cos'è un chat basta che cerchi su Google Ernest Kelimov e forse capisci capisci cosa intendo, ok. Va bene, allora lo cercherò. <ride> Ernest Kelimov. No, mai sentito. Questo mi fa, mi fa capire che per alcune cose sto diventando vecchio. <ride> e vabbè, è il tempo che passa, eh. Insomma che ci vogliamo fare? Um, ok Povero Simone che sta invecchiando, eh beh, sembra to beh, toccherà a tutti. Adesso io... io non so tu quanti anni abbia, però insomma. <ride> non, non te lo dico per tirartela, però toccherà anche a te prima o poi. <ride> insomma, è l'ordine delle cose. Ok, abbiamo fatto il Lenart base, ora direi di fare il Lenart un po' più avanzato, mm, questo lo Ok. Allora, una cosa interessante del leopardo delle nevi è il suo rapporto con l'uomo. Diciamo che dal punto di vista del, del mondo occidentale il leopardo delle nevi uh, è, stato, è rimasto sconosciuto al, al, al mondo occidentale, quindi agli europei, fondamentalmente fino a un'epoca abbastanza recente, fino al 1700, um, quando vennero riportate delle, delle pelli adesso non mi ricordo da chi, vorrei andare a controllare magari mm, se farò un video sul leopardo delle nevi più approfondito, um, dirò sicuramente, farò sicuramente dei nomi più precisi, um, però queste pelli erano state portate dal, in, da, um, in Occidente durante il Settecento, quindi in pieno periodo coloniale. E queste pelli all'inizio erano scambiate per, uh, erano state scambiate per pelli di leopardo comune, uh, poi però mh, si, è, si sono notate le differenze, insomma, e si, sono vi si è visto che appartenevano a un'altra specie di felino, specie che però era rimasta ancora completamente sconosciuta. Um... Bisogna aspettare un po' infatti perché um venga scoperto questo, questo felino eh, dagli scienziati occidentali mentre sicuramente per le popolazioni che vivevano eh, la mongolia e l'asia centrale questo qui è un felino che, con cui erano abituati un predatore con cui erano abituati a, a, ad avere a che fare insomma per il fatto che è un animale che vive in delle in dei luoghi piuttosto inaccessibili Fino a quel momento era rimasto, diciamo, sconosciuto all'Occidente, agli esploratori occidentali. E... Piano piano, però, venne poi scoperto e classificato. E um, venne chiamato uh, oncia, o meglio oncia, uh, onza, dal francese uh, onze credo che si, che si pronunci così, che vuol dire appunto uh, felide maculato. Infatti, uh, l'onza viene dalla stessa etimologia della parola lince, eh, appunto perché indicava dalla, dal latino lynx un felide uh, di medie dimensioni. Maculato insomma, eh, mi chiedo come si fa a confonderlo con dato il colore abbastanza diverso. Allora, beh, intanto um, diciamo che per, per l'epoca che era appunto il 1700, um, non c'erano le conoscenze e le, le tecnologie di oggi. Diciamo che se per oggi è abbastanza facile andare a trovare qual è il il pattern o il colore della pelle di un leopardo ai tempi per quanto riguarda mh, per quanto riguarda noi europei era sicuramente più difficile andare poi a ricercare quelle che erano le, le caratteristiche di un animale come il leopardo ecco e c'è anche da dire che come lunghezza e come colore um... Il leopardo delle nevi può essere scambiato come lunghezza del pelo, scusate. Eh, può essere scambiato con alcune sottospecie di leopardo comune, come per esempio il leopardo um, persiano. Pantherapardus saxicolor, ora dovrebbe essere immesso nella, nella sottospecie tulliana, se non sbaglio. Però fondamentalmente anche, quel, anche quella sottospecie di leopardo ha un, pe, ha un pelame molto, molto chiaro, tendente quasi al grigio. E un, un pelame di un leopardo delle nevi uh, d'estate, periodo dell'anno in cui ha il pelo più, più corto, insomma, poteva essere scambiato con uh, il pelame di, una, di un saxicolor, ecco. Però in effetti... Poi noi per, per le nostre conoscenze sappiamo che sono due animali piuttosto diversi e piuttosto difficili da, da scambiare l'uno con l'altro, insomma, però durante il Settecento era un po' più un po' diverso, insomma, un po' più difficile. Ok, mm -hmm. Ecco, un altro adattamento al freddo, visto che alcuni di voi mi hanno chiesto in, uh, in chat, uh, su Instagram, un altro adattamento quali erano gli adattamenti al freddo del Leopardo delle Nevi, un altro adattamento al freddo sono le orecchie piccole. Um, delle orecchie piccole, come così anche um, delle estremità corte, um, come le zampe, um, sono molto utili se si vuole uh, diminuire la superficie corporea che è a contatto con, con l'aria fredda. Quindi delle orecchie piccole servono a disperdere meno calore nell'ambiente, tratto che hanno anche molti altri animali che vivono in regioni polari, come per esempio l'orso polare, se noi prendiamo le orecchie di un orso polare noteremo che sono molto più piccole rispetto a quelle di un orso bruno, e questo perché appunto le orecchie sono... sono una... Un punto del corpo che disperde tantissimo calore e averle piccole è un vantaggio dal punto di vista uh, ambientale, no? Anche per esempio, se vediamo la volpe polare, la volpe artica, rispetto a una volpe che vive nel deserto, tipo il Fennec, per esempio. Ora, oh, il fennec ha delle orecchie molto grosse, molto, molto sviluppate, quasi ipertrofiche, quasi. La volpe artica invece le ha molto piccole, perché il fennec um, vive in dei luoghi in cui fa molto caldo e quindi avere le orecchie molto sviluppate, molto, molto grosse, gli è utile per disperdere il calore, come un po' fanno gli elefanti, ecco. La volpe artica, al contrario, deve trattenere il calore, e quindi gli serve una... Gli servono delle aperture auricolari, cioè scusa, delle pinne auricolari... più... più compatte, insomma. Non so perché, ma vedo molte analogie tra leopardo e neve e il nebuloso. Forse perché entrambi hanno uno stile di vita tipo arboricolo. Uh, altri esempi sono i Mammut. Uh, sì credo che tu ti riferisca al fatto che hanno le orecchie che avevano le orecchie più piccole uh, più piccole, sì esatto lo stesso, lo stesso preciso motivo insomma allora um... rispondo alla domanda il fatto delle analogie tra leopardo venivile e leopardo nebuloso uh, sì, allora da un certo punto di vista sì Diciamo che tutte e due, più che arboricolo, diciamo arrampicatore lo stile di vita, perché mm, il Leopardo delle Nevi non ha molte occasioni di arrampicarsi sugli alberi, no? Però ha molte occasioni di arrampicarsi sul, sulle rocce, ecco. Sicuramente questo è uno dei motivi per cui possono presentare delle somiglianze, um, un altro dei motivi per cui possono presentare le somiglianze è che tutte e due sono dei dei panterini diciamo uh, mentre il um, lopardo nebuloso è un panterino basale ok quindi um, non, è, non fa parte del, gen del genere pantera ma fa parte di un genere che è neofelis che è alla base um, del come si dice dell'albero dell filogenetico della dei panterini quindi vuol dire che è molto vicino come, come um, come tipo di animale al, al, alle specie che hanno dato origine al genere pantera, insomma, no? Um, il leopardo nebuloso è, diciamo, il più... il leopardo delle nevi, scusate, è, diciamo, il più primitivo, passatemi questo, questa brutta parola, tra i panterini, anche se eh, molte persone dicono, appunto, prendendolo come il più primitivo dei, dei grandi felini, lo pensano che sia, un, che sia davvero un animale primitivo, in realtà non è così perché il leopardo nebuloso ha subito il leopardo delle nevi adesso sapete, sappiate che mi confonderò fino alla fine della live tra leopardo nebuloso e delle nevi però leopardo delle nevi, come anche, vabbè, quello nebuloso ovviamente hanno subito milioni di anni di evoluzione per diventare quelli che sono, quindi non sono, non sono fermati a, a uno un step prima rispetto ad altri grandi felini. Sono anche loro evoluti. Però diciamo che sì, comunemente il leopardo nebuloso e il leopardo mh, delle nevi sono visti come dei felini abbastanza simili. Ecco. Olé. Oh, attenzione. Ok, abbiamo la nostra figura. Leopardo nebuloso. Eh, la riaglia di Leopardo dei Nevi. <ride> sapevo che adesso mi sarei confuso fino, fino alla fine della live. Primitivo, eh sì esatto, perché comunque non è un animale assolutamente primitivo. Giustiamo giusto una cosa. Sicurezza diciamo il lopardo delle nevi nebulose. Non so se è una soluzione utile a non confondersi. ok ok eccoci qua mettiamo un attimo Fatto una domanda in chat che era quanti leopardi nebulosi. Ah, intanto prima di continuare, eh, ne approfitto per, ricordar... per ricordare a chi sta seguendo la live che, se non siete ancora iscritti al mio canale, di iscrivervi e di cliccare la campanella, già che ci siamo, così avete mh, esattamente sapete quando ci saranno nuovi contenuti sul canale. E mh, mi è stata fatta una domanda in chat che era quanti leopardi delle nevi rimangono in natura. Allora, secondo il, um, lo Snow Leopard Trust, che sarebbe un'associazione un che si occupa della conservazione del leopardo delle nevi, eh, sarebbero rimasti circa 3.500 esemplari, ora secondo le stime che hanno fatto, che potrebbero sembrare tanti, ma in realtà non lo sono, anche perché il um, il leopardo delle nevi è distribuito in circa 12 nazioni eh, dell'Asia centrale, che vanno appunto dall'India dall dall'Asia centrale e meridionale: dall'India al Nepal, al Bhutan, alla Cina, alle repubbliche, mh, le ex repubbliche sovietiche, che poi repubbliche sono quasi tutte dittature, poi alla fine, come il Kazakistan, Kirghizistan. Tajikistan, Uzbekistan, poi c'è Afghanistan, Pakistan, Russia, Mongolia, insomma sono un po' i paesi in cui il leopardo delle nevi è distribuito, circa 12 appunto, e 3500 esemplari sono abbastanza pochi. Ehm, il leopardo delle nevi di solito è visto, ha ragione d'essere, uno degli animali più minacciati del nostro pianeta e la cosa appunto è vera, ma quali sono le minacce che sono che appunto Mettono a rischio, a repentaglio la sopravvivenza di questo felino? Beh, come abbiamo detto prima, una delle minacce principali: caspita solo 3500 esemplari, sono veramente pochi. e questi sì, sono, sono appunto molto, molto pochi. Cioè, non sono neanche se facciamo un rapporto a, a noi esseri umani, un paese di 3500 persone è un paese molto piccolo, insomma, un paesino minuscolo. 3500 esemplari sono veramente pochi e appunto mh, mh, le, le cose che mettono a repentaglio la vita del leopardo delle nevi sono principalmente due il, il rapporto che questo animale ha con le popolazioni che vivono un minuto di silenzio eh beh insomma diciamo di sì che vivono negli territori in cui vive anche lui, e il secondo problema grosso è il famoso climate change, quindi il surriscaldamento del clima. Ma in che modo queste cose affliggono il nostro leopardo? Beh, il primo, la prima per quanto riguarda il climate change, quindi il riscaldamento climatico: eh, il problema con il leopardo delle nevi è che fondamentalmente eh, sta perdendo il suo habitat. Quindi, il suo habitat, che sono appunto le, le regioni montuose fredde um, dell'Asia centrale, si stanno trasformando. E come si stanno trasformando? Semplicemente eh, gli ghiacci si sciolgono. Quindi la linea degli alberi si alza, non so se lo sapete, ma um, in montagna c'è la, la cosiddetta linea degli alberi. Questa linea degli alberi è una, una zona della, della montagna, insomma magari per chi è andato in montagna queste cose le sa benissimo, per chi va spesso in montagna, però non tutti quanti le sanno, quindi ne eh, approfitto per uh, rimarcarle un attimo. Uh, per fare un piccolo ripasso, la linea degli alberi è quella zona della montagna in cui sono, uh, sono presenti gli alberi. Sopra la linea degli alberi uh, c'è la linea del pascolo. E sopra la linea del pascolo c'è la famosa linea nivale. Il, la linea nivale, o chiamata anche linea delle nevi perenni, è quella appunto dove ci sono i ghiacciai o, o, o i nevai. Comunque sono presenti zone molto... Molto fredde, dove non, non cresce, dove non cresce materia vegetale, insomma. E questa linea degli alberi si sta alzando sempre di più. Ora, è un, è un problema grosso in generale se si alza la linea degli alberi? Tendenzialmente, no. Il problema, però, sorge dal, dal, dal momento in cui eh, salendo la linea degli alberi salgono anche i predatori che fanno parte della linea degli alberi, come per esempio i leopardi comuni. Leopardi comuni, uh, quindi Pantera pardus, nelle zone dell'Asia centrale, come per esempio il, il Tibet o l'Himalaya, um, arrivano fino a, a, addirittura a 5.000 metri di altezza. Sono stati registrati anche a 5.000 metri di altezza, che sono tanti. E, e i leopardi, appunto, uh, possono entrare in competizione con i leopardi delle nevi uh, per. Um, per le risorse, quindi per il cibo. Ed essendo i leopardi comuni tendenzialmente molto più adattabili dei leopardi delle nevi, è probabile che abbiano la, la meglio su di loro. Um, un altro problema è appunto che, con il surriscaldamento del clima, le prede tipiche del leopardo delle nevi uh, vengono poi a mancare. Quindi. Vengono poi a mancare i, i mezzi di sostentamento di questo, di questo felino, insomma. Il secondo problema per quanto riguarda la conservazione del leopardo delle nevi è appunto il rapporto che ha con, uh, con, i, con le persone che vivono nei territori in cui vive anche lui. Uno dei problemi principali, come abbiamo detto prima, è la perdita uh, delle prede. Um, le mandri dei, degli, degli allevatori vengono in conflitto con, uh, con le prede naturali del leopardo delle nevi. Perché, appunto, gli tolgono spazio, insomma, tolgono spazio vitale, sono in competizione per le risorse e leopardie e nevi: dato che le prede selvatiche tendenzialmente hanno la peggio eh, nei confronti con le domestiche, poi finiscono a predare le prede domestiche, facendo sì che poi eh, i contadini si incavano con i le leopardi e nevi e li ammazzano. C'è anche da dire che in molte zone, in alcune zone soprattutto quelle più povere di alcuni, di alcuni paesi centrali, dell'Asia centrale, come per esempio magari la Mongolia, il delle nevi ancora, la pelle del leopardo delle nevi è ancora vista come un abito tipico, perché poi c'è anche l'aspetto del bracconaggio. Um, il leopardo delle nevi viene, viene, viene cacciato per la pelle e per alcuni che appunto in alcune zone dell'Asia viene usata ancora come, come indumento tipico invernale dalle popolazioni, tra, popolazioni più rurali, insomma quelle che vivono nelle zone più, selva più selvagge anche. E poi il leopardo delle nevi è, è cacciato e ucciso per um, prodotti per la medicina tradizionale cinese appunto si pensa che alcune sue parti del corpo abbiano della, una valenza curativa e taumaturgica insomma quindi si pensa che non so il pelo um, o il pelo no scusa um, che per esempio i denti o gli artigli triturati eh, facciano passare determinati malanni o che... che so i reni o il fegato di questo animale uh, curino determinate malattie o mh, le ossa triturate addirittura curino determinate malattie cose che non sono state provate da, dalla medicina tradizionale ma che tendenzialmente insomma non so se qualcuno di voi si cura con dei metodi tradizionali cinesi però diciamo che possiamo assumere che Sono abbastanza campati per aria, ecco. Sono più delle cose che riguardano il folklore o la tradizione popolare piuttosto che poi fatti scientifici. hanno proprietà afrodisiache anche e per esempio le ossa di tigre come anche le ossa di leopardo hanno appunto secondo alcune secondo la tradizione cinese proprietà afrodisiache migliorano la, la, la potenza sessuale maschile cose del genere insomma tutta roba salutare tutta salute insomma Aumentano anche il livello di combattimento. Ma sì, non, non sapevo che aumentassero le prestazioni fisiche in combattimento. Non, non lo sapevo. C'è anche da dire che comunque questo tipo di, di pratiche è riservato principalmente a... Um, a, a um, alle persone più ricche, insomma. Anche perché questo tipo di prodotti costano, costano tanto. E se un tempo magari potevano essere dei rimedi appunto tradizionali di persone che vivevano in contesti rurali in contesti diciamo in cui la medicina eh, canonica non arrivava parlando anche di situazioni culturali diciamo non alfabetizzate o comunque lontane da dalla cultura scientifica ecco canonica um, adesso sono prodotti che sono ad appannaggio de de delle classi più, più facoltose quindi non sono prodotti che le persone che i poveri si possono permettere però um, sono, per sono prodotti che essendo costosi hanno un grande valore sul mercato e quindi le popolazioni che sono più povere magari uh, sono tentate a Uccidere degli animali uh, selvatici per poi venderli al mercato nero degli organi per potersi sostentare o a volte come succede in Africa. Come uh, per esempio è successo con l'avorio, uh, l'avorio veniva utilizzato dai gruppi um, rivoluzionari africani. Alcuni gruppi rivoluzionari africani così come anche come altre materie prime preziose, come per esempio i diamanti o l'oro per finanziare le guerre, quindi fondamentalmente per comprare armi. Quindi la stessa cosa accade anche per quanto riguarda il leopardo e le nevi. E... Beh, esiste il Viagra, ma che, te... Fai, te ne privi di... ma che fai? Te ne privi di farina di corno, rinoceronte misto, artiglio di tigre per il pipino? Esa esattamente, insomma, diciamo che è visto come un'alternativa un al Viagra, ecco. Ogni riferimento a Dragon Ball è puramente casuale. vabbè. Eh anche le scaglie di pangolino. Sì, anche il pangolino è usato come... ...come afrodisiaco. E appunto il, il commercio di questi... di questi... ...prodotti ottenuti dalla fauna selvatica... ...poi alla fine è un, è un bel problema perché... ...i mercati come come quello in cui è scaturito il coronavirus erano mercati di stoccaggio e di vendita anche di, di, di esemplari di fauna selvatica. Quindi poi il fatto di andare a manipolare quelle che sono le realtà anche batteriologiche degli animali selvatici porta a dei grossi problemi come appunto quello che abbiamo visto con la pandemia, no? Thank you. Però grazie alla pandemia il pangolino non è più nella lista della medicina tradizionale cinese Good. Eh beh sì, Good, però bisogna vedere cosa succederà adesso, nel senso che non lo è più adesso, ma cosa succederà tra un po'. Avremo capito la lezione e smetteremo di uh, nutrirci o di assumere prodotti che vengono dalla fauna selvatica. E quella è la domanda. Non tanto adesso cosa succede. Sì, adesso il pangolino probabilmente... Non è più nella lista delle specie a rischio di estinzione, come dici tu, però bisogna vedere cosa succederà d'ora in poi. Questo leopardo sembra spiritato, eh, forse perché mancano ancora le pupille, quindi. Sono un pochino. sembra che è stato posseduto. L'ho zombie. <ride> esatto. Non so perché non mi ricordo il Villain, il villain di Mulan. Uh, sì, ah sì, ho presente, sì, il cartone Disney, sì, sì. E beh, comunque, allora... Io non so poi gli animatori di Mulan cosa abbiano pensato quando hanno creato il personaggio di... Adesso non mi ricordo il nome, però del cattivo di Mulan. Però comunque fondamentalmente... Diciamo che... Le zone di provenienza della, dei nemici quelli che poi è la, la leggenda di Mulan che dovrebbero essere credo i Siung Nu cioè gli uni asiatici erano la Mongolia o, o le steppe dell'Asia centrale insomma quindi sicuramente qualche somiglianza a livello di adesso non voglio dire che le persone del, dell'Asia centrale assomigliano Pardo delle nevi um... Però il personaggio che magari è stato trasposto nel cartone, magari hanno preso anche un po' spunto da, da Leopardo delle Nevi, chi lo sa? Appunto non so cosa pensavano gli animatori, però. Eh, potrebbe essere un'interessante un teoria, ecco. queste piccole macchioline. Il Leopardo delle Nevi ha delle macchie veramente molto molto piccoline e molto frammentate, soprattutto. Non ha le classiche macchione che sono tipiche del leopardo... del leopardo comune. O addirittura del giaguaro, ecco. Ha delle macchie piccole 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 piccole. Più delle lentiggini, soprattutto mi sto riferendo ovviamente alla testa anche perché sul corpo in realtà il leopardo delle nevi ha delle macchie piuttosto delle rosette piuttosto larghe tra <ride> l'altro di alcuni aspetti dell'evoluzione delle rosette dei felini eh, me ne tratto appunto nel libro che ho scritto che è artifici naturali c'è proprio un, uh, un capitolo intero dedicato a, um, al leopardo nebuloso e Tramite il leopardo nebuloso spiego poi determinate caratteristiche o determinate um, teorie che sono state fatte da alcuni studiosi um, riguardo le, lo sviluppo delle macchie dei felidi. Che poi era Gengis Khan è cattivo di Mulan. E sì! Oh, grazie. Ti ringrazio per il complimento, Naturval. E poi credo che fosse. Non mi ricordo come si chiamava. Non credo Gengis Khan. Però comunque era ispirato, sì. Sicuramente anche a Gengis Khan. Anche se Gengis Khan poi era. Era mongolo, non era, per... non era proprio Siungnu. Eh, I Siungnu erano una, una tribù, una popolazione che. Anche lei andava in Mongolia, abitava in Mongolia, e si pensa che poi i discendenti degli, degli Xiongnu eh, trasferitisi nell'Europa orientale abbiano dato poi origine agli Unni bianchi, ovvero gli Unni quelli, quelli di Attila, insomma, no? non lo si pensa. E respirato Gengis Khan? Ah, ok, non, non lo sapevo questo che fosse Ashanyu, ah, ecco come si chiamava. E respirato Gengis Khan? Sì, probabile. l'altro la storia della... dei popoli orientali è molto, molto interessante affascinante. Non so se è un argomento che piace molto. Non so se anche voi, qualcuno di voi, si è intrippato mai con. Con la storia di, di questi popoli qui Sto facendo un po' di cose un po' raffazzonate, magari poi dopo quando lo finirò sarò più preciso su, alcune, su alcuni aspetti. Adesso mi velocizzo un attimo. Ok, passiamo al corpo. Oops. Molto rilassante in realtà, verti lavorare, ah, grazie, <ride> grazie mille. In realtà io è un po' che non, non faccio live quindi sono leggermente arrugginito. Poi per quanto riguarda il fatto di disegnare mentre parlo. Quindi um, sono leggermente arrugginito. Poi magari nei prossime live sarà un po' più fluido, <coughs> però è un anno che non faccio live quindi sono un po' meccanico a volte. O magari me la prendo troppo con comodo. Tra l'altro non so se voi avete mai fatto le live, ma è un po' almeno a volte mi devo ricordare di non fischiettare. Io ho il brutto vizio di fischiettare spesso quando sono sovrappensiero, sto lavorando. E quindi il non fischiettare. A volte sto per iniziare, ma dico eh, fermo che <ride> magari non è molto piacevole sentirsi fischiare nelle orecchie. E quindi niente. Perché chi si fosse sintonizzato adesso spiego un attimo come mai ho deciso di fare queste live dedicate ai felini selvatici, principalmente perché sto portando avanti un progetto che riguarda appunto i felini selvatici che ehm, uscirà prossimamente sui miei canali e, e quindi devo fare un po' di, di illustrazioni di, di questi felini, insomma, e visto che il tempo è quello che è, ho deciso di questa serie di live riguardanti i felini selvatici in cui li disegno appunto per comunque buttare fuori un contenuto che può essere interessante per, uh, per chi mi segue però intanto portarmi avanti con, uh, con il lavoro visto che bisogna sempre essere un po multitasking insomma Non so, mai, non so come tu facci non, non, non ne ho ancora mai fatte e mi prendo malissimo ma ti dirò in realtà eh, anch'io all'inizio l'anno scorso quando ho fatto la prima che poi sembra che parlo che sembra che ne ho fatte un miliardo in realtà ne ho fatte questa è la quinta live che faccio <ride> in tutta la mia carriera di, di diciamo content creator ecco e scusate se c'è un po' di casino ma stanno facendo i lavori in strada quindi probabilmente ogni tanto sentirete una ruspa o una un... una pala meccanica che... che opera ehm... però anch'io all'inizio minchia mi prendevo malissimo c'era cioè, proprio impanicato perché non sapevo bene cosa, cosa dire <ride> Guarda, tra l'altro la prima live che ho fatto era tipo forse luglio-agosto quindi faceva un caldo assurdo io alla fine dai ero Sudato fatto, praticamente a live in mutande perché faceva caldissimo. Poi la, la tavoletta grafica scalda un sacco ed estate eh, si sente tantissimo. Uh, fischietta, merismo, <ride> style. Uh, piccola domandina più avanti ci saranno anche pure live sui felini. che Ora sono ossa e cenere, quindi felini estinti. Allora, eh, no, nel senso che più avanti, probabilmente l'anno prossimo. Nel senso che i felini che devo fare sono. Um, le specie di felini al mondo sono circa 40, insomma. Quindi questo non vuol dire che farò 40 live, anche perché alcuni sono abbastanza sconosciuti e. Magari a voi piacciono le cose sconosciute, però. Uh, diciamo che attirano meno pubblico a meno che poi voi non mi dite non mi di, anzi non mi diciate ah no Faldi prego fai il cod cod perché vogliamo sapere tutto sul cod cod <ride> che è un felino della... che probabilmente farò um, del sud america insomma uh, però sì voglio fare quelle anche dei live sui felidi estinti però probabilmente saranno l'anno prossimo per motivi di tempo Tra l'altro non so se lo sapete, ma hanno da poco scoperto un nuovo felino di denti a sciabola negli Stati Uniti centrali, che dovrebbe far parte del genere Macairodus, quindi... un genere che poi ha dato origine agli Smilodontini, cioè un genere degli Smilodontini che poi più avanti ha dato origine agli, allo Smilodon, insomma. Ehm... No aspetta, 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 un secondo, magari mi sbaglio. Sto controllando un attimo. No, ho sbagliato, scusate, ma che Rodus ha dato origine poi a um, Omoterium, eh, Omoterini. Vabbè, bando alle ciance, comunque è stato scoperto questo nuovo Machairodus nell'America centrale che vive nel miocene e si stima che fosse uno, stato uno dei felidi più grandi a essere mai vissuto assieme a Pantera Atrox e poi Smilodon Populator, questo qui, e anche Anfimacairodus Cabir, um, questo, questo Machairodus qui, che adesso non mi ricordo il nome scientifico per completo, si pensa che raggiungesse um, i, um, almeno i 400 kg di peso. Tanto felino molto più grosso che è esistito è anche um, la tigre della sonda, se non sbaglio. E eh, non della sonda. Mi ricordo, aspetta una particolare tigre del pleistocene che viveva nel sud-est asiatico, insomma. Queste panteratiche strilinensis, credo. Però non sono. non, so, non mi ricordo, insomma, dovrei andare un attimo a, a fare delle ricerche. Immagino ne ho in programma una da ospite. Sto già tremando anche perché quando disegno mi disconnetto e sto solo fare versi praticamente. Beh, che si ricollega appunto al fatto di fischiettare. Ma da chi mh, presso chi farai questa live se posso, se posso chiedere, un bel gattone, sì, eh, sì, un bel gattone sì. Quello che sto facendo adesso non sono le strisce, <ride> so che il leopardo delle nevi non ha le strisce alle macchie, però semplicemente sto tracciando qual è il pattern, la disposizione delle macchie del leopardo delle nevi. Ogni felino maculato ha una particolare disposizione delle macchie. E questa è quella del leopardo delle nevi. Just a Story by Simone, io devo disegnare. Io devo disegnare, ma non so ancora, non mi ha ancora svelato cosa. Quindi sono super intrigato allo stesso tempo. Che ansia, <ride> mi spiegherà cosa ha in mente. Sì, lo conosco. È un tizio che fa divulgazione principalmente su Instagram. E fa molte cose in, in collaborazione con Fipo Bertozzo, no? che, che poi è, si fa chiamare Dino Doctor. Che è un paleontologo. Si, ho capito chi è quindi immagino che ti cimenterai con dei soggetti paleoartistici visto il uh, visto sapendo chi è lost Questa cosa della disposizione delle macchie è molto interessante. Sì, è molto, molto interessante. Anche perché, come dicevo prima, la storia delle macchie ha un. le macchie dei, dei, dei felidi hanno una storia veramente molto, molto intrigante, molto complessa e molto. Che, diciamo che si lega a doppio filo poi con quelle che sono le, le caratteristiche evolutive del percorso dei felidi. E come dicevo prima eh, ne ho parlato appunto anche nel mio libro Artifici Naturali, che c'è proprio un capitolo intero dedicato all'anatomia dei felidi in relazione alla loro, diciamo evoluzione, partendo come esempio dal leopardo nebuloso, che è un animale che ho disegnato e quindi su cui avevo fatto delle ricerche, però è uno spunto per, per parlare anche dei felidi in generale. di dover creare diverse skin per un dinosauro o qualcosa del genere. Se fate paura, ricordatevi di una cosa, i dini vanno chonk. E sì, cosa intendi per i dini vanno chonk? Nel senso... Si è scoperto che, diciamo che c'è la corrente dello skin wrapping, che poi sarebbe il una corrente paloartistica che andava molto in voga negli anni 90 e 2000 che era appunto quella di fare gli animali molto 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 skinny, oh? molto magri molto con i tessuti molli molto attaccati alle ossa poi piano piano, mano a mano, che si è visto anche che molti dinosauri avevano delle, delle piume, si è scoperto che i volumi corporei di questi animali qua erano diversi rispetto a come ce li immaginavamo magari negli anni 90-2000, ecco. Ehm... Quindi Chonk... Uh, sì. Più che altro, pi più che paffuti, mh, diciamo che anche il leopardo delle nevi potrebbe essere un animale paffuto quello però, che però conta tenere sempre a mente ecco, è che comunque è un animale un estinto animale per quanto lo possiamo ricostruire, è un animale che doveva sempre avere una, uno scopo ambientale e una nicchia ecologica e soprattutto un certo tipo di fitness, cioè non, non dobbiamo pensare agli animali estinti come del, dei soprammobili questo animale poi doveva essere in grado anche di uh, muoversi nel suo ambiente per, per cacciarsi il cibo e um, vivere, insomma, no. Quindi anche la sua chunkness doveva essere. Um, proporzionata poi al suo stile di vita insomma, modo migliore per sapere, uh, L'aspetto che poteva avere un animale, per quanto poi speculativo può essere, perché ovviamente la paleoarte è anche speculazione, uh, non solo è guardare le ossa ma guardare al, al tipo di stile di vita che poteva avere, capendolo dal tipo di ambiente in cui viveva, insomma, no? Sicuro i Big Teropodi erano belli chonk. E sì, mh, può essere con big, sì, con big Teropodi intendi Tyrannosaurus Rex. Sì, quello sì. Però anche lui era chonk quando, quando era adulto. Ma quando era piccolo non era tanto chonk. Era comunque un animale abbastanza adatto alla corsa, Tyrannosaurus Rex da giovane. Quindi. Sì, chonk, ma fino a un certo punto, ecco. Allosaurus fragilis non era, non era così tanto grasso o così tanto voluminoso quanto Tyrannosaurus Rex. Stessa cosa si può dire di, non so, dei Spinosauridi come Irritator, Sucomimus. Se tu prendi un coccodrillo, per esempio, sì, è, è grosso, è grossotto. Però un coccodrillo in fin dei conti è un bel fascio di muscoli, non è... Non ha tanto grasso un coccodrillo. Direi che l'adulto era una botte, sì. Quello sì. Sì, concordo con te. Cioè l'importante non è... Um... L'importante dovrebbe essere avere una. una come si dice? Una, una. libertà mentale per non fissarsi in dei paletti precisi. Cioè. Essere sempre, tenere sempre da conto che la paleoarte comunque è una, una disciplina in divenire, come lo è la, anche la paleontologia. E capire che un animale può essere sia reinterpretato, uh, sia uh, non deve essere sempre raffigurato in, un solo, in uno stesso modo. Ci sono molti fattori che vanno tenuti in considerazione quando si deve raffigurare un animale estinto. Poi ci sono anche gli anchilosauri. Beh sì, è anche vero che gli anchilosauri non erano, non erano grossi per diciamo per da un punto di vista di accumulazione del grasso, ma erano, erano loro che avevano una bella erano grossi perché avevano una struttura ossea, una struttura scheletrica molto imponente, no? Diciamo che. Da potrebbe riassumere con c'è un grosso e grosso ci sono vari tipi di grossezza nei dinosauri Infatti non riesco a rivedermi nelle lotte tra piume senza piume, chonk non chonk, spinosauri che nuotano, spinosauro che puccia i piedi. Perché chiaramente con quello che abbiamo da scoprire tutto può cambiare da un momento all'altro. Sì, è vero. Molte volte tra l'altro sono, sono, sono delle. lotte piuttosto sterili, no? Sono delle, delle prese di posizione piuttosto sterili. Ehm. Um, Un po' come quando si discuteva se il Tyrannosaurus Rex era uh, cacciatore attivo o saprofago. Mm, non ha senso discutere su questa cosa, anche perché ogni predatore uh, è sia cacciatore attivo sia saprofago. Cioè sono molto po sono molti pochi i predatori che sono cacciatori attivi uh, puri. Credo forse che solo i serpenti velenosi o i pochi altri e pochi altri siano cacciatori attivi puri o non so anche i serpenti costrittori cosa intendi per piumag per piumeggio si piumeggio sì, sì, sì. linubanfi sono diventato um, cosa intendi per piumaggio fatto male Tipo la Survi ah, Survival Evolved. Classica Cristina Punk e piume un po' sulle braccia, un po' sulla coda, nonsenso. Ah, ok, ho capito. Non conosco cosa sia Ark Survival Evolved. Um, però credo di aver capito. Beh, sì. Vero. Adesso io sto facendo le, le macchie così, diciamo un po' come vengono, ma le sto facendo in questo modo solo per avere un po' un'idea di qual è il pattern da fare, poi in un secondo momento le integrerò col pelo. Quindi io sto, sto lavorando con le macchie come se fossero, diciamo, fatte su una, su una superficie 2D, ecco, non tridimensionale però le macchie poi vengono inglobate nel pelo quindi sono intersecate con punti con il pelo più lungo, punti con il pelo più corto ma questo lo farò in un secondo momento nella mia testa c'era di fare tutto quanto il leopardo <ride> nell'ora e mezza di live che tra l'altro è anche quasi finita uh, diciamo che c'è la tua idea e poi c'è l'idea reale ecco <ride> Uh, o anche quando hanno tipo il medaglione. Tipo il medaglione, ok? Allora, mi sa che siamo in addirittura d'arrivo con la live. Ave qualcuno ha qualche altra domanda su Leopardo delle Nevi? Cose che magari non ho detto? Curiosità che magari avete. nel fondo dell'animo? Maglione. Ah, ho capito Maglione. Sì, sì, ho capito, adesso ho capito. Le piume che si fermano al posto, sì sì sì, avevo, avevo capito poi cosa intendevi con maglione. Ero convinta che chiamassero Onza i Jaguari e i Puma, non sapendo bene cosa intendessero nativi con Onza. Allora in realtà, eh, forse l'ho detto prima, ma tu non eri ancora collegata, eh, Onza è un termine molto generico, Onza o anche l'Onza. Uh, è un termine molto generico per indicare i feudi maculati. Viene dal francese uh, ons, credo che si dica così. Non ho mai fatto francese, quindi perdonatemi per la pronuncia se ci sono dei francofoni in ascolto. E, um, e viene da, um, dalla stessa um, radice della parola lince, quindi da lynx viene. Um, in, uh, nel, uh, nel nuovo mondo. I giaguari venivano chiamati uh, onza, o in portoghese, per esempio, c'è il jaguar chiamato onsa, uh, in particolare onsa pintada. Perché la onsa parda invece, è il puma in, uh, in brasiliano. Uh, c'è un altro feide pic di piccola taglia che è chiamato in spagnolo Onsiglia, che è chiamato. Anche Tigriglio che sarebbe appunto Lonsiglia, che è una specie di, di piccolo Ocelot. Ehm... E soprattutto eh, il Leopardo delle Nevi viene anche lui chiamato Onza, infatti Uncia, che è il nome scientifico, Pantera Uncia, anche se prima era Uncia Uncia, viene appunto da, da Onza. Perché era un animale maculato, e quindi, dato che l'onza era un generico felide maculato, uh, veniva chiamato Onza anche il leopardo delle nevi. Del resto, anche Pantera Onca, che è il giaguaro, Onca sarebbe um, una sorpiatura di, di Onza. Esatto, la lonza, la lonza di Dante viene proprio da. da un da un felide maculato generico in realtà è probabile che la lonza di dante fosse appunto una lince solo che gustave doré non sapendo questo non sapendo magari volendo giocare un po su questa cosa la ritratta come come un leopardo gustave doré che, che per chi non lo sapesse questo leggendario um, artista ...dell'Ottocento che faceva queste incisioni fighissime aveva anche illustrato la Divina Commedia di Dante, raffigurando poi la lonza come una, una specie di leopardo. Anche se in realtà, molto più, più probabilmente, visto che Dante era toscano, era una lince, ecco. Ci sono possibilità che i leopardi comuni possano ibridarsi con i leopardi e le nevi? Mm, io conoscevo solo Ponza. <ride> È Ponza... Il ponza è un, è un tipo di lonza particolare, marina. <ride> allora, eh, possibilità che i leopardi delle nevi possano ibridarsi con i leopardi comuni. Allora, possibilità sì, nel senso che se un giorno si troveranno molto più a contatto a causa del riscaldamento climatico, la possibilità c'è. Non credo che ci sia la possibilità che nasca qualcosa, nel senso non credo che sia, ci sia la possibilità che nasca un ibrido, e soprattutto che nasca un ibrido fertile. Uh, per quanto riguarda l'accoppiamento, oh boh, chi lo sa. Sì, potrebbe essere probabile, del resto come dimensioni più o meno siamo lì, insomma. Le dimensioni sono abbastanza simili. Uh, quindi... Perché no? Potrebbe essere probabile, ma non credo che possa nascere sia un ibrido sia un ibrido fertile. O magari un ibrido sì, però è un po' improbabile che nasca un ibrido fertile, appunto. L'idrolonza, esatto. La ponza è l'idrolonza. Ah, giusto, in chiusura, se avete dato che comunque ci sono abbastanza artisti uh, in live, se avete qualche domanda da farmi su uh, alcuni punti critici che avete nel raffigurare un leopardo delle nevi, uh, credo che sia un ottimo momento per, uh, per chiedere. Io ho abbastanza esperienza con questo tipo di animali e ho studiato parecchio la loro anatomia loro fisiologia, quindi se avete qualche domanda da farmi molto volentieri, eh si, sì, cosa sei? Pokémon, l'idrolonza, l'elettrolonza. Senza dimenticare la lonza di maiale, che è forse la lonza più famosa. Che scopriremo nella prossima puntata, è molto probabile. Va bene, allora, io diciamo che finisco qua. La live finisce qui per oggi. Uh, ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e che mi hanno fatto compagnia in questa, in questa ora e mezza di disegno. E se non siete ancora iscritti al mio canale, mh, ricordatevi di iscrivervi eh, e di cliccare sulla campanella, così potete avere tutte le notifiche per quanto riguarda i prossimi contenuti. E, oh, grazie, molto, molto bello, ti ringrazio. Poi, mano a mano, quando finisco, lo pubblicherò sui miei social e quando uscirà questo progetto. Sui felidi di cui parlavo, niente. Grazie a tutti per avermi fatto compagnia. Alla prossima, ci vediamo, direi, il lunedì prossimo con un altro imperdibile felide. <ride> Ciao, alla prossima.